Ciao raga! Oggi abbiamo deciso di giocare con la prospettiva. Non so se avete mai visto quelle foto dei turisti che vanno in vacanza, vanno al mare e tengono il sole. Oppure le persone come me che cercano di tenere la Torre di Pisa. Però esatto. È tutto un gioco di prospettiva, che ovviamente non stai reggendo il sole o la Torre di Pisa. Esatto, e noi ci abbiamo provato in un bellissimo video, sì. Divertentissimo. Ed è uscita una cosa veramente particolare. Abbiamo molto. Fatto un sacco di scenette in cui siamo in prospettiva e direi di partire a guardare la prima, perché io mi sono trasformato in un gigante e io sono curiosissima di vedere come sono uscite. Sì, ce anche perché fatta. È vero, noi non le abbiamo viste, le abbiamo girate, ma poi per una questione di tempistiche non le abbiamo viste, le stiamo guardando proprio ora in contemporanea con voi. Esatto. Quindi direi di partire con la prima. Sì infatti. Ma che bello. Ma è uscito benissimo. Sono piccolissima e io sono un gigante. Ma come siamo stati coordinati? Sì, bellissimo. Vedi, non ci siamo proprio toccati. Vabbè, però io sono impazzito. Esatto. Tac, ma finisce la magia. Quando ti avvicini finisce proprio lo divento enorme. Non ha più senso quello che stavamo facendo. Ma perché? Ma è uscito benissimo. Sì, bellissimo, veramente. Anche perché sembrava che con i piedi eravamo sulla stessa linea, no? Invece io ero veramente molto più in fondo. È vero. Nonostante ci fossero comunque gli alberi come punto di riferimento, però essendo in fondo non rendevano l'idea. Ma pensate che casino che si faceva, tipo quando ai tempi si girava il film tipo Gulliver, ok? Che erano tutti giochi di prospettiva. Era così. Cioè c'erano gli attori, certo, che erano lontanissimi. Non c'erano gli effetti speciali e quindi si faceva così con la telecamera. Fantastico. Io direi di vedere invece come Katia è diventata una gigante. Vai. Ma è bellissimo. Però io sono un pochetto più piccolo rispetto a te. Tu sei più piccolo. È bellissimo. Sei super piccolo proprio. Sei un fallettino. È praticamente come vedo Katia sempre. Ma che bello. Senti, bello. Ma va, che svarione. È troppo uno svarione. Sì, fantastico. Ma è uscito benissimo, è un gioco bellissimo. È raga, provateci bello. Anche voi con il cellulare, lo mettete lì e fate dei giochi di prospettiva, si possono fare anche le foto. Sì, è proprio sì. Divertente da fare, eh? Molto divertente. Ed è il cinema alla fine, appunto, come hai detto te, sì. Prima si usava. Sì, magari ora non si usa così tanto spesso. Secondo me si usa ancora adesso. Dici? Secondo me sì, solo che non ce ne accorgiamo perché poi ci sono tutti gli effetti grafici. Secondo me adesso invece mettono un attore in mezzo ad una stanza in green screen e tutto verde, gli uomini verdi. Devi andare. Cioè, bellissima questa scena. Fantastico. Praticamente c'è Katia che è sempre già gigante, come sempre, ok? Senti Luca, questa storia deve finire. Sto scherzando. E mi soffia via dalla sua mano. Vai, guardiamo. Vediamo come è uscito. Ok. Cosa sta cercando di fare? Soffia! Però siamo usciti un po' con la mano, l'hai tenuta troppo alta e si vedevano i piedi sotto. Si vedevano i piedi sotto, dovevo tenerla più piatta. Perché così. La cosa difficile è che praticamente Katia deve stare davanti alla telecamera e io in fondo, quindi dobbiamo anche coordinarci. Esatto. Non è sempre facile. Non è facile, stato facile, perché no. È proprio una questione millimetrica, cioè anche se muovi la mano di un centimetro, che cosa che succede? Meno. Guarda, io adesso un po' sto tremando, perché sono sempre agitato, eh. Sempre agitato. Ok. Va bene, proviamo il contrario, quindi che mi soffi tu. Però è bellissimo l'effetto, sì. Sembra proprio sulla tua mano. Ma va, questo è uscito benissimo. Sì. Questo è uscito proprio bene. È vero, io volo via benissimo. Ma anch'io ho fatto le capriole, cosa che non si è vista in video, perché l'inquadratura beccava solo un pezzo, che cioè ridere. C'era solo quell'inquadratura. Praticamente ad una certa inizio a rotolare e nessuno nel doc, né Katia, mi hanno avvisato del fatto che non ero più in inquadratura. Continuava a rotolare. Nessuno Luca, diceva niente. Ma che sei uscito? Perché, raga, mi avvisatevi. Infatti io ho detto, ma perché non mi avete avvisato? E poi tu sei andato, sei partito, sei volato via. Ah, qua fantastico, raga. Io ho fatto veramente ginnastica quel giorno. Davvero. È sempre un gioco di prospettiva. È la ginnastica. Ma cosa? Ma stai tu così? Provaci. Ma tu palla. Così? Ma non è una palla. Cioè, hai solo... Guarda. Sembrava fosse su una palla. Adesso che mi sono le gambe aperte. Vedi tu, era faticoso. Dammi.
Ma manco nei video vuoi fare ginnastica realmente? Perché fai così? Ascolta, quella era ginnastica comunque, proprio perché non ero seduta sopra niente. Cioè, era faticoso. La ginnastica di chi sta su Instagram, ovviamente. Che si fa la foto in palestra, foto che si fa la doccia tutto sudato, e in realtà ha fatto la sauna, fine. Come Katia poi non andava in palestra. Non è vero, io facevo 2 ore di palestra e 1 ora di sauna. Va bene? L'ora di sauna era dentro le 2 ore di palestra? No. Infatti stavo via 3 ore, 4. Non mi conveniva, insomma. Qui praticamente il mondo è stato conquistato dai robot. Ma io e Katia non ce ne siamo proprio accorti. No, noi eravamo sul cellulare, ovviamente. Eh sì, mentre succedeva questa conquista del mondo. Certo. E quindi sono io che cammino, incontro un robot gigante che fa rumori alquanto strani. Ecco, ovviamente scappo. Bella però questo gioco. Sì, bellissimo. Che bello, è uscito proprio bene. Spettacolo. E quindi praticamente si può fare con qualsiasi cosa, basta che si tiene quell'oggetto in primo piano e risulta. Io la prossima volta voglio mettere King Kong. Bello. Ah, ci sei tu, Bubi. Un piccolo King Kong. La stessa cosa l'ha fatta Katia, che ovviamente anche lei non si è accorta dell'attacco robot sul nostro pianeta. Sì, della conquista del pianeta, non mi sono accorta. Beh, eravamo sul cellulare. Che poi se ne sta lì fermo. Però è uscito bene, certo, dai. Poi io ho un tempo di reazione, io scappo dopo 1000 anni luce, con calma. Bella. Bellissimo. Troppo belli questi giochi, veramente. Sì. In prospettiva è troppo bello. È vero. Io mi ricordo che era anche un esperimento che avevamo fatto quando eravamo alle elementari. Praticamente erano venuti proprio una compagnia teatrale e ci facevano tutti questi giochi di prospettiva con le telecamere. Ma che bello! Sì, 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 me lo ricordo. Non ho mai fatto queste robe alle elementari. Con la maestra Maria, la maestra Dora. Ciao maestre, vi voglio bene. Che carino. Chissà com'era carino all'epoca, eh? Una peste. Bello questo! Questo non vi diciamo niente, ora non vi anticipiamo quello che sta per accadere. Non parliamo, vai. Quindi ve lo mostriamo. È comunque una salita faticosa, vediamo Katia impegnata. Mi porti sulle Alpi, cioè. Non ti sei divertita? No. Era guarda, stancante. Lì, si asciuga pure il sudore, ma poi se l'asciuga dalla fascia. Cosa che vuoi? Bravo, come fai a camminare? Perché in realtà non era una salita. Che ridere. Era un piano. Ma pensate soltanto le persone che ci vedevano. Che passavano di lì e ci vedevano fare ste cose. Ma è uscito benissimo. Questo qua è stato difficilissimo trovare la location, perché non bisognava avere punti di riferimento. Perché anche se ci fosse un albero lo si vedeva che comunque era piantato così. Esatto, nei giochi di prospettiva è importantissima la location, quindi non ci devono essere robe che ti fanno capire la distanza. E se c'è un cielo appunto limpido così è perfetto. Ma vediamo il tuo adesso, Bubi. Ma guarda come sono bravi. Perché guarda qua è un pendio del quasi 45%, 50%. Ma non si sale così, dai. Sei strano, no? Sali in maniera strana. Perché c'è la gravità che mi porta. No. Io sono a Milano, sì. Me la sto passeggiando a fare shopping, tranqui. Molto tranqui. Dai. Guarda la mia posizione come rimane. Sembri un camaleonte. Guarda, così. È impressionante perché prima sembrava veramente in salita e camminando così sembra uno sciocco. Mamma mia, raga. Ma che bello, è uscito proprio bene. Sì, bellissimo, bellissimo. Questa è stata quella un pochetto più complessa. Ah, no. Solo per la location. È vero, ora arriva quella più complessa. Qui era quella più complessa. Eh sì. Fantastico, ragazzi. Perché dopo tutte queste attività ci siamo dedicati a un pochettino di riposo. Esatto, un pisolino. Abbiamo fatto un piccolo pisolino, ci stava. Guardiamo. Oh, guarda come ci risvegliamo per bene. Certo. Oppala. Pronti, via. Ma magari fosse così la mattina che io mi sveglio. È uno sbaglione sto video. Fantastico. Sembrava che fossimo a letto, no? Sì. Sì, sembrava assolutamente troppo bello. E per ricostruire il letto, ragazzi, è stato un lavoro. Non so se avete anche notato il comodino. Con attaccato il cellulare tutto in bilico, ok? Assolutamente. Però aspetta, la riguardiamo, ok? Perché è stata un po' veloce. Sì, 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 vai, vai. Guarda il cellulare come è messo, tutto storto. Però così, a prima inquadratura sembra che sia in prospettiva. Assolutamente.
È riuscito benissimo. Come la tenevi la coperta? Sì, perché non sapevo come tenere. I cuscini li abbiamo appesi con del filo trasparente. Quindi alta tecnologia, alti effetti speciali. Fantastico, certo. Il nostro video si conclude qui. Se avete altre idee su prospettive da farci fare, scrivetecele nei commenti, così noi faremo un secondo video dedicato alla prospettiva. Cliccate sulla campanella qui sotto per rimanere aggiornati sui nostri video con notifica. Comunque, in ogni caso, tutte le sere alle ore 21 venite qui sul nostro canale e noi pubblicheremo un nuovo video. Quindi raga, ci vediamo domani sera con un nuovo video, ok? Sì. Ciao raga. Ciao raga. Grande.